Oggi parliamo di reputazione online. Provo a testare questa nuova rubrica Gaito risponde, dove prendo delle domande che mi avete fatto voi online e invece di rispondere privatamente, come faccio di solito, ci faccio un video, così poi lo carico sui miei canali e magari è più utile a più persone. In particolar modo, qualcuno di voi nei giorni scorsi mi ha chiesto su Instagram: Raffaele, come faccio a costruirmi una reputazione online partendo da zero? Il tema della reputazione è sicuramente complesso e non ho la pretesa di esaurirlo in un video di 5-10 minuti, però ho individuato quelli che secondo me sono 7 elementi fondamentali di qualsiasi strategia uno voglia applicare online. E attenzione, non sto parlando dei 7 step da seguire per costruire la tua reputazione oppure i 7 trucchi per avere una reputazione online e così via. Sono semplicemente 7 componenti che secondo me devono far parte di qualsiasi strategia. Il primo di questi elementi è senza ombra di dubbio l'autenticità. E autenticità è una parola che può significare tutto e niente, quindi provo a spiegarmi un po' meglio. L'essere autentici online per me significa diverse cose. Significa avere rispetto delle persone con le quali parliamo e quindi la gentilezza, proprio il rispetto con il quale ci rivolgiamo alle persone quando rispondiamo, ad esempio, nei commenti, quando interagiamo con la nostra community. Quindi sia se stiamo rispondendo a qualcuno che ci ha attaccato, sia se stiamo rispondendo a qualcuno che ci ha fatto un complimento, tutta la differenza del mondo la fa il come rispondiamo a questa persona. E poi ci sono degli altri elementi come la coerenza, che è fondamentale, o anche l'accessibilità. Cosa significa accessibilità? Io ho sempre odiato, soprattutto quando muovevo i primi passi online, le persone, gli esperti, i guru, gli influencer che erano irraggiungibili, che mi sembravano irraggiungibili, persone che se gli mandi un messaggio non ti rispondono, se gli commenti un post non ti rispondono mai e così via. E quindi ribaltando questa cosa, io non vorrei mai far provare questa cosa ai miei utenti e per me quindi l'accessibilità diventa un elemento fondamentale della vostra strategia, quindi rendetevi accessibili per il vostro pubblico, per le persone a cui state comunicando. Il secondo elemento è la generosità e in particolar modo la generosità a me è un tema che piace veramente veramente tanto e ci ho pure scritto qualcosa sul mio blog, anzi come al solito vi lascio il link qua sotto così se volete potete approfondire il tema della generosità. Cosa intendo con generosità? Il fatto di mettere in piedi una strategia che abbia come obiettivo primario quello di dare. Ma attenzione, il dare senza avere la pretesa di ricevere qualcosa in cambio. Quindi il dare semplicemente perché abbiamo voglia di dare, vogliamo essere generosi. E all'interno della macro categoria della generosità ci faccio rientrare anche un altro aspetto, e cioè il fatto che qualsiasi tipo di contenuti voi state creando, quindi i blog, un video come questo, un podcast o altro, l'obiettivo primario dovrebbe essere quello di condividere qualcosa, non di insegnare qualcosa alle persone. Quindi invece di mettersi su un piedistallo e voler avere la pretesa di insegnare qualcosa, la parte veramente interessante è condividere il percorso che stiamo facendo, che sto facendo, che state facendo. Quindi con i pro e i contro, con le sconfitte e con le vittorie, con i fallimenti e con i grossi risultati ottenuti e così via. Quindi attenzione, creare contenuti per condividere invece che per insegnare. E questa fa tutta la differenza di questo mondo. Il terzo elemento è la presenza. E la presenza intendo proprio il fatto di dover essere presenti, a questo punto direi sia online che offline, in quelli che sono i luoghi di aggregazione per la vostra community, per la vostra nicchia, per le tematiche di cui volete trattare voi. E quindi avete individuato quelli che possono essere dei gruppi Facebook, degli eventi, dei forum, delle pagine o in generale dei posti dove si parla del vostro argomento. E beh, dovete essere presenti in questi posti. Se volete diventare autorevoli e volete costruirvi una reputazione nell'ambito delle automobili, dovete farlo nel mondo delle automobili. Se volete farlo nel campo del cibo, dovete frequentare i gruppi che parlano di cibo, interagire con persone che parlano di cibo e così via. E non sottovalutate questa parte di interazione. Il fatto di collaborare con altre realtà che magari sono sul mercato da molto prima di voi è una parte fondamentale della strategia. Voi siete l'ultimo arrivato, non avete ancora un seguito, ma non avete ancora nemmeno quella reputazione di cui stiamo parlando all'interno di questo video, quindi è fondamentale vedere quelle altre persone non come dei competitor, ma piuttosto come dei partner con cui poter collaborare. E quindi immaginate a cosa potete fare con i blog che sono già lì prima di voi, altri influencer o persone che sono rilevanti all'interno di quella nicchia, dei magazine, dei media con i quali potete fare delle collaborazioni e così via. Il quarto elemento è quello della fiducia, e cioè il vostro obiettivo primario dovrebbe essere quello di creare un rapporto di fiducia con le persone con le quali state dialogando. Toglietevi dalla testa l'obiettivo di voler vendere a tutti i costi e di voler vendere fin dal primo minuto, che è una roba terribile che cercano di fare tante aziende e professionisti online
con dei risultati pessimi e la reputazione se la rovinano invece che di costruirsene una buona. Cercate di costruire un sano rapporto di fiducia con queste persone. Quindi fin dall'inizio cercate di avere in mente quello che è l'obiettivo finale, e l'obiettivo è un rapporto duraturo con queste persone. Il quinto e il sesto elemento sono particolarmente collegati e quindi ve ne parlo insieme, sono la pazienza e la costanza. E su questo tema ho scritto veramente tanto, ho fatto diverse presentazioni, trovate parecchio materiale, magari anche questo ve lo linko come al solito qui sotto. E sono secondo me forse i più importanti dell'intera questione, dell'intera strategia. Cosa intendo con pazienza e con costanza e perché sono collegati? La pazienza è quella capacità di capire che questa strategia, che questo percorso che state facendo richiederà parecchio tempo e quindi dovete essere pazienti ad aspettare questo tempo per ottenere dei risultati. Non cercate i trucchetti, le scorciatoie, le formule magiche, le cose per avere risultati in 2 giorni, 2 settimane, 2 mesi. Quello che state facendo è un percorso che inizia oggi e vi porterà risultati probabilmente tra 2 anni, se non di più. E per fare questa cosa ci vuole pazienza. Dall'altro lato dovete essere costanti, proprio perché avete la visione nel lungo periodo. Poi dovete fare invece tutti gli step, tutti i passettini intermedi, i piccoli successi e i piccoli fallimenti quotidiani che passo dopo passo vi porteranno ad ottenere quel risultato finale che era nella parte della pazienza. E il settimo e ultimo elemento di cui vorrei parlarvi in questo video dedicato alla reputazione è quello del creare valore, che secondo me un pochino riassume tutte queste cose, quindi non è un punto extra, mettiamolo così, unisce i 6 punti precedenti e dovrebbe essere un po' il punto cardine dell'intera strategia. Fate tutta questa cosa per creare valore, con l'obiettivo di creare valore. Se volete costruirvi una reputazione online, quello che dovete fare è mettere la creazione di valore al centro della vostra strategia. E questo unisce un po' tutto quello che abbiamo detto in precedenza, quindi la generosità, la presenza, la costanza e così via. Ovviamente creazione di valore è una espressione volutamente generica, perché poi cosa significa valore lo sapete voi in base al pubblico a cui vi state rivolgendo, la nicchia all'interno della quale lavorate. Voi sapete per quelle persone cosa è veramente di valore e quindi come potete essere veramente utili per quelle persone. E quindi prima di parlare di qualsiasi tool, trucchetto, tecnica, strumento e così via, dovreste fare una domanda ed è: ho messo la creazione di valore al centro della mia strategia? E anche per oggi il video finisce qua, grazie di essere arrivati fino alla fine. Se pensate che questo video e i suoi contenuti possano essere utili a un vostro amico e a un vostro collega, ricordatevi di condividere il video oppure di taggarlo. Fatemi sapere anche cosa ne pensate di questa nuova rubrica che sto testando, quindi dove voi mi fate delle domande e io invece di rispondere in privato faccio un post e lo condivido pubblicamente con tutti quanti, fatemelo sapere nei commenti. Come al solito vi ricordo di seguirmi su Facebook e su YouTube per non perdervi i prossimi video. Alla prossima!